E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in questa top 10 delle 10 creazioni redstone create su Minecraft. Vi dico sin da subito che se questo video raggiunge i 500 mi piace avrete in descrizione il download della mappa. Mentre se raggiungiamo gli 800 mi piace farò uscire un'altra top 10, però questa volta sui 10 sistemi di sicurezza in redstone sempre creati su Minecraft. Quindi ragazzi, vi invito sin da adesso a spolliciare questo video e io direi di iniziare subito. Jeff Con. Ed eccoci qui ragazzi. Allora, come vedete siamo in questa piazzettina al centro, dove qui abbiamo ogni bottone che ci porterà in ogni singola creazione in redstone. Naturalmente già sono tutte numerate dalla numero 10 fino al numero 1 e procedono in ordine orario. Quindi partiamo subito dall'automated armor stand, che è il numero 10. Eccolo qui ragazzi, come vedete questo qui è tutto il meccanismo. Naturalmente adesso questo qui è messo in tutta questa mappa che ho creato il mio builder, però noi per andare a vedere il vero funzionamento dobbiamo andare nella mappa originale. Naturalmente questo qui è il nome anche del creatore, che è Euclides, e noi adesso premendo questo bottone, perfetto, eccoci qua. Allora ci mettiamo subito in creative. Come funziona questo qui ragazzi? Semplicemente è l'armor stand, abbiamo visto se non sbaglio nella mega casa, nello speciale, dove noi premendo un bottone possiamo cambiare l'armatura. Quindi adesso c'è qui in diamante, noi premendo questo bottone qua l'armatura scenderà qua sotto, pian piano si farà tutto il percorso con l'acqua, si andrà a riposizionare, sceglierà l'armatura in oro, arriverà qui e con i pistoni pian piano salirà fino ad arrivare subito qui. Eccola qua. Naturalmente possiamo fare tutto ciò con tutte le armature che vogliamo. Adesso prendiamo ad esempio quella in pelle. Come vedete farà di nuovo lo stesso giro l'armatura. Ecco qui scende, si va a riposizionare il suo punto di prima. Ha già preso l'armatura in pelle, che eccola qua. Adesso con gli slime block arriva subito qua sopra in posizione. Ok, siamo ritornati al centro. Adesso il secondo è il nether portal, che compare dal muro. Come vedete eccolo qui, questo qui è sempre piazzato in questa mappa. E adesso noi andremo nella mappa invece originale. Ed eccoci qui ragazzi, questo qui è il portale del nether che avevo visto sempre in una precedente casa, che compare e scompare tramite un impulso di redstone nel muro. Come vedete basta tirare questa leva, quindi dare l'impulso di redstone, che il portale si chiuderà del tutto. Naturalmente ripremendo la leva è anche abbastanza veloce ragazzi, si andrà a riaprire il tutto. Eccolo qui. Questo qui l'ho messo io diciamo alla nona posizione dopo l'armor stand, perché comunque questo è utilizzato per nascondere appunto questo portale del nether, perché è totalmente invisibile, quindi merita la nona posizione per questa diciamo sua particolarità. Passiamo adesso all'ottava posizione, che viene giudicata dal sistema automatico delle fornaci. Come vedete è quel sistema lì che ci permette di mettere all'interno di una chest la roba da cuocere, nell'altra chest il carburante, quindi il legno, il coal. In quella centrale noi riceviamo gli oggetti già cotti. Adesso vediamo subito il funzionamento nella mappa originale, creata sempre dal creatore, che è quello precedente. In pratica la maggior parte di queste creazioni redstone ragazzi sono grazie a Euclides, questo creatore che è un genio possiamo dire. Ok, eccoci qua nella mappa, mettiamoci subito in creative. Noi ragazzi come funziona? Semplicemente prendiamo adesso della pork chop, la mettiamo qua dentro e si faccio vedere tutto il percorso che farà. Allora, la carne fa questo percorso tramite gli hopper, va a finire dentro alle chest, e dalle chest va a finire dentro le fornaci, che dopo aver cotto la carne va a finire dentro questo hopper, che farà questo percorso qua sotto, arrivando qui, che tramite un minecart viene appunto preso la carne già cotta, come vedete, viene raccolta, va a finire dentro questo hopper e tramite questi dropper sale fino ad arrivare alla cesta centrale. Eccola qui che sta appunto aumentando pian piano. Si aggiudica l'ottava posizione perché è comunque un sistema molto comodo, perché ci permette di mettere dentro una chest tutti gli oggetti che vogliamo cucinare, e in automatico lui col tempo ne cucinerà tutti quanti. Passiamo adesso alla posizione numero 7, dove abbiamo noi l'automated controllable beacon block. Allora, eccoci qua. Come vedete qui è esposto per tutto l'esterno, quindi tutta questa parte ragazzi che vedete dal vetro in giù dovrebbe essere sottoterra. Naturalmente adesso l'ho messo in questo modo, così potete vedere tutti i circuiti. Naturalmente sempre per vedere il corretto funzionamento dobbiamo andare noi nella mappa originale. Ed eccoci qui. Come vedete noi adesso abbiamo il jump boost, perché appunto è attivato questo qui. Ma però se noi adesso andiamo a premere questo bottone, il colore si trasformerà, diventerà giallo, e noi adesso avremo haste. Eccolo qui. Naturalmente se noi adesso andiamo a premere un altro bottone, sempre
esempio questo qui ci darà la forza, se non erro. Vediamo un po', infatti già, eccola qui che l'abbiamo. Alla posizione numero 6 troviamo l'Automated Piston Bridge. Che cos'è, ragazzi? È quel sistema che noi abbiamo visto nella prima casa che ho portato qui su Minecraft, ovvero la casa più sicura di Minecraft. Se vi ricordate bene, all'inizio c'è un ponte che ci porta all'interno della casa, ed è appunto questo qui. Come vedete è costruito in entrambi i lati, perché naturalmente è a specchio, ovvero che questa parte è lo speculare di questa parte, ed entrambi faranno la stessa identica cosa. Sempre per il funzionamento, andiamo nella mappa originale. Ok, eccoci qui, diamo un attimo un'occhiata al circuito, come dovrebbe funzionare. Come vedete, questo qui è l'impulso principale di redstone, che naturalmente, essendo diviso in due parti, andrà contemporaneamente con la stessa tempistica sia a sinistra che a destra. Quindi il tutto funzionerà in modo sincronizzato allo stesso tempo, che vuol dire la stessa cosa. Quindi iniziamo subito premendo il bottone, vediamo un pochettino cosa fa l'impulso di redstone. Ok, ecco ragazzi, l'ho disattivata. Adesso ripremiamo il bottone, così vi faccio vedere per bene i pistoni come funzionano. Ecco qui ragazzi che arriva la prima parte, ed ecco che arriva anche la seconda parte. Guardate ragazzi i pistoni come si muovono perfettamente, è un sistema veramente bellissimo, ed è per questo che ha raggiunto già la sesta posizione. Perfetto ragazzi, siamo già arrivati nella top 5 adesso dei sistemi di redstone, e alla quinta posizione troviamo l'Automated Potion Brewer. Questo sistema, ragazzi, l'abbiamo noi già visto, se non sbaglio, anche nella mega casa su Minecraft e anche nella casa più tecnologica, se non erro. Che cos'è, ragazzi? Non è altro che il sistema automatico che ci permette di creare le pozioni. Comunque, andiamo su nella mappa originale. Sempre questa struttura è creata da Euclides, che appunto ha fatto, diciamo, l'80% di tutte queste costruzioni che adesso state vedendo in giro. Ok, ed eccoci qui. Questo qui, ragazzi, è appunto tutto il meccanismo, come già vi ho fatto vedere in precedenza. Come funziona? Semplicemente noi, scegliendo con la freccetta il tipo di pozione che vogliamo creare, ad esempio questa qui col pufferfish, premiamo il bottone e ci creerà la pozione automatica, che andrà a finire qua dentro. Già qui ce ne sono alcune. Comunque adesso rompo un attimo questo blocco di vetro, in modo che premendo il bottone vi faccio subito vedere che crea istantaneamente la pozione. Come vedete ha messo adesso la verruca del Nether all'interno dell'alambicco, perché in questo modo crea, diciamo, già la base della pozione, e successivamente andrà ad aggiungere il pufferfish che noi abbiamo scelto tramite quel piccolo sistema con la freccia. Eccolo qua, come vedete sta finendo, ed ecco qui che sono finite le nostre pozioni, e dopo appunto che esse sono finite andranno a finire dentro la nostra chest, ed eccoli qua. Questo sistema si aggiudica la quinta posizione soltanto perché ha questo sistema fatto appunto con le frecce, che è molto simpatico e anche molto utile. E adesso posso tornare direttamente alla mappa principale. Alla posizione numero 4 troviamo l'Automated Hidden Enchanter. Che cos'è, ragazzi? È l'enchanting table che scompare nel pavimento. Infatti, eccola qui. Questo qui, ragazzi, è tutto il sistema come sempre. E adesso noi andremo nel mondo principale a vedere il corretto funzionamento di esso. Perfetto, ed eccoci qui. Come vedete, adesso questo qui dovrebbe essere, ragazzi, tutto il pavimento. E per ora è chiuso. Premendo il bottone qua sotto, che poi voi naturalmente potete tranquillamente fare un sistema di redstone semplicissimo che vi porterà, diciamo, questo bottone per l'impulso in qualsiasi altro posto che voi volete della casa o del pavimento. Lo premete, in questo caso lo premiamo noi qui, e come vedete tutto in automatico si andrà ad aprire e comparirà il nostro enchanting table, che completamente, ragazzi, funzionante, ci permetterà di enchantare tutti gli oggetti a livello massimo. Naturalmente, andando a ripremere di nuovo il bottone, si andrà a chiudere. Ecco qui, ragazzi, i pistoni tutti si muovono e si sta infatti chiudendo, è anche abbastanza veloce, molto bello anche da vedere. Al terzo posto, ragazzi, abbiamo l'Automated Wardrobe Selector. Che cos'è, ragazzi? L'abbiamo visto in quasi tutte le case su Minecraft. È quel sistema che ci permette di vestirci all'istante. Con l'armatura andiamo a scegliere qui nei vari pannelli, che sono sempre creati con quel sistema, ragazzi, con le frecce. Quindi è veramente una cosa bellissima e comodissima. Comunque, il creatore è sempre Euclides, e andiamo subito nella mappa originale. Ed eccoci qui, ragazzi. Questo qui è tutto il circuito, come state vedendo. Ha lo stesso funzionamento del sistema delle armature che abbiamo visto prima. Infatti, ogni sezione che noi andiamo a vedere così, in orizzontale, è sempre ripetuta ed è uguale, identica, sia da questo lato che dall'altro. Come vedete, funziona semplicemente scegliendo il colore dell'armatura che noi vogliamo. Ad esempio in questo caso prendiamo il cappellino verde, poi questo qui lo lasciamo rosso, questo qui lo prendiamo invece viola, e mentre le scarpette le facciamo rosa. Ok, ci mettiamo, ragazzi, qua dentro, premiamo il bottone, e come vedete adesso ci vestiremo all'istante.
Ecco qua, stiamo vestendo. Come vedete, ci ha vestito nello stesso modo in cui noi l'abbiamo scelto tramite le nostre frecce qui nella parete. E questo sistema è veramente bello, ma anche un pochettino inutile, perché comunque noi con l'armatura di pelle non ci facciamo praticamente quasi nulla nel gioco. Difficilmente andiamo a craftare noi l'armatura di pelle, per di più colorata. E quindi questo sistema si aggiudica la terza posizione soltanto per la sua inutilità, perché comunque è abbastanza inutile, però è molto bello e molto semplice. Eccoci qui, ragazzi. Siamo arrivati adesso agli ultimi due sistemi di redstone di questa top 10. Al secondo posto abbiamo l'Automated Massive Storage, ragazzi, che è forse il sistema più grosso di redstone che abbia mai visto. Guardate un po' che macello c'è qua dietro. Questo qui, ragazzi, è il sistema che abbiamo visto in alcune case che ho portato appunto qui sul canale. Un altro è il sistema di smistamento degli oggetti nelle varie chest. Comunque adesso andremo a vedere noi precisamente nel dettaglio nella mappa originale. Perfetto, ed eccoci qui, ragazzi. Questo qui è tutto il sistema, è veramente grandissimo. Comunque, come funziona tutto ciò? Noi qui abbiamo l'input e l'output. Nell'input possiamo mettere ad esempio il nostro pink wool, che verrà automaticamente smistato in tutte le varie ceste dove qua dentro abbiamo i vari oggetti. Mentre se noi ad esempio vogliamo richiedere in questo caso degli smeraldi, tiriamo giù la leva degli smeraldi e premiamo il bottone. E quindi gli smeraldi stanno comparendo all'interno della nostra chest. Per stoppare il tutto naturalmente dobbiamo subito ritirare questa leva e ripremere di nuovo il bottone. Ero molto indeciso fra questo sistema di redstone e il primo, perché comunque questo qui è molto utile, però ha soltanto una pecca, diciamo, che non possiamo mettere tutti gli oggetti di Minecraft all'interno delle varie chest, perché sennò dobbiamo creare una parete gigantesca piena zeppa di leve e di oggetti qui. E veramente è molto dispendioso e ci vuole una zona molto ma molto grande. Per questo l'ho penalizzato appunto, finito in seconda posizione. E infine, ragazzi, eccoci qui al podio della nostra top 10 sui sistemi di redstone che abbiamo visto nelle case precedenti su Minecraft. E al primo posto abbiamo l'Automated Hidden Fountain. Se vi ricordate bene, ragazzi, questa fontana l'abbiamo trovata nella casa più tecnologica di Minecraft, dove noi premendo soltanto un bottone ci farà comparire un'intera fontana dal nostro pavimento. Noi adesso andiamo a premere il bottone. Come vedete, il sistema, il redstone, è questo qui, è molto compatto. Infatti per questo qui l'ho premiato in prima posizione. E comunque crea un effetto molto decorativo che è abbastanza carino, possiamo dire. Comunque adesso andiamo a vedere noi in dettaglio nella mappa originale. Perfetto, ragazzi, allora noi premendo direttamente questo bottone si attiverà questo impulso di redstone che farà un giro pazzesco di tutto questo macchinario. Come vedete già ci sono dei pistoni che si stanno muovendo. E veramente è una cosa pazzesca questo sistema, perché è pieno di oggetti. Non so veramente quanto tempo ci sia voluto per solo pensare a un sistema simile. Come vedete, guardate, si sta muovendo totalmente, sta facendo un bordello assoluto. Non so perché, anche perché servono delle fornaci. C'è una cosa veramente stranissima e particolare, ed è per questo che l'ho premiato in prima posizione. Ed ecco qui, ragazzi, la nostra fontana, che è stata creata soltanto premendo un bottone. È veramente un sistema, ragazzi, bellissimo. Mi è piaciuto molto solo per tutto l'ingegno che c'è voluto nel creare questo sistema. Guardate, ragazzi, sono anche dentro delle barche. Come si può pensare a una roba simile? È veramente pazzesco. È compattissimo, potete vedere. Cioè non c'è uno spazio in cui possiamo entrare, cioè possiamo fermarci qui ad esempio. Veramente, se noi dobbiamo vedere l'interno per forza romperlo, ed è veramente un peccato. Comunque voi naturalmente scaricando la mappa potete esplorare e vivisezionare, possiamo dire, ogni singolo impianto in redstone che vi ho mostrato in questo video. Quindi, ragazzi, questo top 10 sui sistemi di redstone finisce qui. Spero tantissimo che vi sia piaciuta. Vi ricordo che a 500 mi piace ci sarà il download della mappa in descrizione, dove all'interno troverete anche i singoli mondi che siamo andati a visitare noi per ogni singolo sistema. In più vi dico anche che se questo video raggiunge gli 800 mi piace farò un'altra top 10 sui sistemi di sicurezza in redstone creati sempre qui su Minecraft. Pertanto vi invito a lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto. Vi ricordo anche di scrivere nei commenti qualsiasi consiglio che volete darmi o qualsiasi opinione su questo video. Vi invito ancora anche ad iscrivervi al mio canale se non siete iscritti e di passare in tutti i miei social, dove trovate sempre i link qua sotto in descrizione. E quindi, ragazzi, questo video finisce qui e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.